SNAM ha comunicato al Comune di Brindisi la propria disponibilità a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione mancanti in contrada Torre Rossa a Tuturano. Ma c'è un però. Nella comunicazione la società vincola la realizzazione di tali opere a misure compensative sulla realizzazione del gasdotto per possibili danni ambientali. Un fatto questo in contrasto con quanto deciso in Consiglio Comunale, secondo cui il progetto di SNAM per le opere di urbanizzazione a Torre Rossa non poteva compensare i danni ambientali eventualmente prodotti durante gli scavi e i lavori per il gasdotto. Lo dice a chiare lettere il sindaco Riccardo Rossi. Tutto ciò per noi non va bene, non è coerente con quanto abbiamo disposto in Consiglio Comunale, in cui abbiamo detto che queste opere possono essere accettate nella liberalità di SNAM, cioè non condizionate a danni ambientali che, se vi sono, devono essere accertati e devono essere perseguiti secondo quanto disposto dal testo unico dell'ambiente e da tutte le possibili anche implicazioni giuridiche, anche di natura penale. Non solo, il sindaco ribadisce ancora una volta che per la questione compensazioni l'unico interlocutore è il governo. Non certo dobbiamo concertarle con SNAM a un tavolo in compensazione di opere fatte in una parte del territorio di Brindisi. Concetti questi, dice il sindaco, che verranno comunicati prima alla conferenza dei servizi. E secondo, dirle direttamente a SNAM che se vuole realizzare le opere va bene, ma non sono compensative di nulla. I tavoli sono aperti col governo e le questioni ambientali vanno viste nelle sedi opportune.